Buongiorno a tutti, ben arrivati. Come sapete, oggi parliamo di WAI, Web Analytics Italia, che è una piattaforma di monitoraggio statistico dei siti web progettata e realizzata dall'Agenzia per l'Italia Digitale a regime dal 2019. La piattaforma è stata messa a disposizione delle PA per consentire loro di monitorare costantemente i servizi online. Recentemente è stata notevolmente potenziata l'infrastruttura sottostante. Il webinar di oggi ha quindi l'obiettivo di illustrare le ragioni strategiche del progetto, le modalità di iscrizione e gestione. Vedremo inoltre come è stato recentemente potenziato il motore della piattaforma e la testimonianza di una PA che ha attivato sulla piattaforma il monitoraggio di numerosi siti web. Abbiamo un'agenda molto articolata con diversi interventi. Il primo intervento è del dottor Claudio Cileghin dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che ci parlerà proprio dell'importanza del monitoraggio statistico con WAI. Invito il dottor Cileghin ad attivare la webcam e il microfono e gli lascio la parola. Prego Claudio, aspetto un attimo per capire se ti sentiamo correttamente. Mi sentite? Ti sentiamo perfettamente, buon Bene. intervento, buon webinar a tutti. Grazie mille. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Claudio Cileghin, responsabile del servizio accessibilità e usabilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione in Agid. Oggi parleremo di Web Analytics Italia perché Web Analytics Italia, oltre ad essere uno strumento importante per poter come dire, consentire un monitoraggio appunto dei propri siti web, è stato anche, come anticipavo appunto il dottor Raffinito, è stato recentemente potenziato. Web Analytics Italia è un progetto appunto che ha una piattaforma che ha progettato e realizzato Agid, l'Agenzia per l'Italia Digitale, ed ha avuto un notevole incremento di utilizzi, di attivazioni nell'ultimo periodo, però insomma, prima vediamo appunto di che cosa si tratta, che cosa serve, quali sono i dati più salienti che ci consente di ottenere e alla fine di questo webinar avete tutte queste informazioni, anche e soprattutto con appunto, gli interventi dei successivi relatori. Parto da quanto indicato sulle linee guida di design dei servizi digitali della pubblica amministrazione emanati da Agid in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale in cui si mette in evidenza l'importanza del monitoraggio che dovrebbe essere attivato sui siti web, anzi che deve essere attivato insomma, sui siti web per poter appunto mantenere costante un incremento del livello di fruibilità dei servizi. Abbiamo indicato come possibile strumento di monitoraggio Web Analytics Italia che consente appunto di vedere come gli utenti stanno utilizzando il servizio. Ovviamente Web Analytics Italia è uno strumento riservato alle pubbliche amministrazioni. Le modalità di onboarding vi verranno dopo illustrate con maggior dettaglio dal collega Davide Porrovecchio, ma vi anticipo insomma, che l'amministrazione deve essere presente su indice PA, l'attivazione deve avvenire per prima con il sito istituzionale presente su indice PA attraverso insomma, una procedura ben precisa. E poi possono essere attivati di conseguenza tutti gli altri siti web dell'amministrazione che possiede l'amministrazione. Ci sono amministrazioni che hanno attivato decine e decine
alcune insomma, decine di siti web. Scusa, i partecipanti stanno segnalando che il tuo audio arriva disturbato. Se puoi abbassare leggermente il volume del microfono, perché forse questo migliora la qualità del tuo audio, solo leggermente, e poi proviamo ad andare avanti perché non voglio rubare troppo tempo. Ok, verifico, verifico al volo. Scusate per l'inconveniente. Mi sentite un po' meglio? O c'è un disturbo ancora? Direi che possiamo provare a procedere così e eventualmente dovessi vedere qualche altra segnalazione, provo a abbassarlo ancora un po', ma direi che va bene. Ok, mi sentite? Va bene, spero che si riesca a sentire abbastanza bene. Accettabile. Allora, dicevo, Web Analytics Italia è una piattaforma open source basata su Matomo che consente a tutte le pubbliche amministrazioni di attivare appunto questo servizio di monitoraggio dei siti web. Le modalità di attivazione, di onboarding vi verranno illustrate più tardi. È una piattaforma che raccoglie appunto dati statistici sui siti perché è importante, al di là vorrei dire di Web Analytics Italia, ma perché è importante raccogliere queste informazioni. È importante dedicare del tempo alla verifica di come vengono fruiti i contenuti dell'amministrazione per facilitare l'accesso alle informazioni più utili agli utenti. Non solo, ma è importante anche perché consente di effettuare dei test di usabilità sulle pagine effettivamente più utilizzate. I test di usabilità, come sappiamo, devono essere devono, mi sentite? Ci sono problemi, sento un microfono aperto. Dicevo, i test di usabilità devono essere, per essere utili, devono essere effettuati sulle pagine, sui documenti più importanti, più fruiti da parte dell'amministrazione, da parte degli utenti, scusatemi, oppure su quei documenti e su quelle pagine o su quei servizi che l'amministrazione intende promuovere. È inutile fare un test di usabilità su pagine poco fruite dall'amministrazione. Inoltre, i test di usabilità devono essere fatti cioè su dispositivi o sulle come dire, adeguando il test alle modalità di fruizione di questi contenuti. Tutti quanti questi dati vengono forniti da Web Analytics Italia. Ecco, un'altra precisazione che vogliamo fare è che Web Analytics Italia, comparato con altri strumenti commerciali, potrebbe essere visto come possiamo dire, meno potente, ma la visione, cioè come dire, l'approccio strategico con cui è stato progettato la piattaforma è quella di diffondere il più possibile a un numero il più ampio possibile, più ampio possibile, il concetto di monitoraggio, cioè l'attività di monitoraggio. Quindi abbiamo individuato alcuni indicatori chiave, importanti, rilevanti, di facile comprensione, di facile, come dire, intuitivi, insomma, ecco,
che non fossero troppo complicati da, insomma, dove una persona deve essere esperta di web analytics, di data science, ma facilmente, che consentono facilmente di capire appunto come l'utente sta utilizzando un contenuto, un servizio, un documento, una pagina web all'interno del proprio sito. Poi, il modellaggio è possibile fare utilizzando Matomo? Sì, cioè nel senso, Wai è basato su Matomo. Poi vediamo poi mi verrà detto poi successivamente dagli interventi più tecnici come questo può avvenire. Adesso mi interessava rimanere su un ambito prettamente così, insomma, di introduzione complessiva. Quindi abbiamo detto, posso capire come i cittadini trovano e utilizzano i siti e i servizi online, posso migliorare questi servizi online non basandomi su un'opinione, un'intuizione o così, ma basandomi sui dati. Quando si parla spesso, no, di, come si dice, data-driven decisions, bene, Web Analytics è uno degli strumenti, che ci consente di avere questi dati. Okay? Con una ragionevole precisione. Con Web Analytics le PA quindi possono monitorare le statistiche dei siti web, possono di tutti i loro siti web, tra l'altro, appunto, stiamo parlando di siti web istituzionali, siti web tematici, e posso tra l'altro anche. E lo vedrete più tardi con gli altri interventi, posso assegnare il monitoraggio di questi siti a determinate persone all'interno dell'amministrazione, suddividendole tra più utenti. Posso incrementare quindi di conseguenza la fruizione delle pagine web del sito, perché se capisco dove gli utenti stanno andando sul mio sito, nel momento in cui io faccio o una riprogettazione del sito o o la pubblicazione semplicemente di una notizia o decido di mettere un box nuovo in home page, lo faccio sulla base di quelli che sono gli effettivi interessi degli utenti. Questi dati che io monitoro sono dell'amministrazione, non vanno a finire chissà dove. E posso inoltre come dire, beneficiare di strumenti come ad esempio dei widget per la pubblicazione delle statistiche dei siti web. Posso pubblicare questi widget all'interno del mio sito e far vedere ai cittadini quanto questo sito è effettivamente utilizzato. E posso condividere facilmente questi dati internamente all'amministrazione, con chi si occupa di comunicazione, con chi poi alla fin fine dovrà firmare i contratti col fornitore per poter effettuare un miglioramento costante del sito o dei servizi digitali, facendo vedere appunto dove intervenire con maggiore facilità, visto appunto i dati che emergono con Web Analytics. Al momento noi abbiamo attivi, ci sono 2615 amministrazioni registrate e ci sono, che hanno attivato complessivamente 4330 siti web. Questo incremento, tra l'altro, cioè c'è stato un recente incremento dell'attivazione di questi siti con un forte carico di attività, come poter dire, computazionale, perché ognuno di questi siti web ovviamente è composto da migliaia di pagine, a volte decine di migliaia di pagine o anche di più. Quindi, come dire, abbiamo appunto, come vedremo dopo, potenziato l'infrastruttura affinché potesse far fronte
alla nuova, al nuovo aumento di utenti che vengono, che hanno attivato il sito, che hanno attivato Web Analytics Italia. Quali sono, ad esempio, alcuni dati che vengono per la prima volta e con precisione che vengono messi a disposizione a tutti i cittadini? Ad esempio, con quale dispositivo io sto utilizzando, sto fruendo di un sito? Vedete che in questo caso abbiamo sono dati complessivi, sto parlando di dati che trovate nella home page del sito Web Analytics. Abbiamo complessivamente desktop e smartphone tra i primi tipi, tipologie di dispositivi. Vedete quanto è importante una fruizione corretta dei siti web mediante smartphone. Quindi, quando si riprogetta un sito web, è sempre importante, quello abbiamo detto in tante altre occasioni, in tanti altri webinar, pensare il sito web mobile first, no? Perché quello è uno strumento fondamentale per la fruizione dei contenuti dei siti, dei contenuti delle pubbliche amministrazioni, anche perché se no non si è accessibili. Ma quello è un altro capitolo su cui faremo altri webinar. Quindi comunque l'importante è tenere in considerazione appunto questo dato, vedete 36 milioni di navigazione, insomma, di visite tramite desktop e 33 milioni tramite smartphone. Un altro dato rilevante che è molto strettamente collegato col precedente è questo, cioè abbiamo sistemi operativi, il primo sistema operativo Windows per il collegamento ai siti web, seguito da dei sistemi operativi come Android e iOS. E quindi molto molto importante, ripeto, tenere in considerazione nella progettazione mobile anche le modalità con cui diversi sistemi operativi visualizzano, vabbè, c'è cioè di mezzo anche il browser ovviamente, ma con cui il device utilizza, renderizza e con cui insomma, vengono fruiti questi contenuti. E a questo proposito, appunto, anche il tipo di device, di browser che viene utilizzato è evidente, abbiamo diciamo, una netta, insomma, vedete quello qui, l'elenco dei browser più utilizzati. Chrome Mobile e Mobile Safari sono un numero notevole che qui sembrerebbe quasi superare la fruizione da desktop. Insomma, comunque, insomma, insomma, molto molto vicini le modalità di fruizione desktop e mobile. Questo, a nostro avviso, non è mai tenuto in sufficiente considerazione come si deve, non è mai, non è, spesso non è tenuto in adeguata sufficiente considerazione nel momento in cui si fa la progettazione di un nuovo sito, di un nuovo servizio. Invece è molto importante che questi dati in modo chiaro vengano evidenziati da Web Analytics Italia. Allora, altri vantaggi di Web Analytics Italia è che, adesso questo io non ho riportato i dati, però una volta loggati all'interno di Web Analytics Italia con Speed, si potranno vedere da una parte gli analytics, quindi quello che c'è all'interno di
dei dati statistici sostanzialmente interni ai siti web, insomma, come vengono visitati, quali sono i siti web che l'amministrazione ha attivato e quali sono gli utenti che sono stati attivati dall'amministrazione per quali siti web. Adesso vi ripeto, qui non li ho riportati perché non volevo dare evidenza di alcuni dati, però insomma era per farvi vedere che comunque insomma le informazioni sono quelle che servono per poter effettivamente andare a lavorare poi sul miglioramento dei siti. Allora, cos'altro? Quindi abbiamo detto, abbiamo avuto un notevole incremento di queste attivazioni e abbiamo fatto questo potenziamento della piattaforma Web Analytics Italia. Questo potenziamento per rispondere alla domanda, in considerazione del momento storico, avete verificato la sostenibilità del massiccio ricorso a Web Analytics Italia? Sì, l'abbiamo verificata e abbiamo preso le misure, pensiamo, adeguate per poter far ricorso, cioè per far sì che le amministrazioni possano, come dire, attivare Web Analytics Italia, perché appunto l'infrastruttura è completamente cambiata. Dal punto di vista esterno voi non vedete nulla, ma da sostanzialmente un mese, un poco più, l'infrastruttura sottostante è completamente cambiata. Vedevo qualcuno che diceva, se non mi sbaglio, su i dati, l'import, eccetera, ci sono stati problemi, lo sapete benissimo, ci sono stati appunto proprio perché per il carico massiccio nuovo di nuove attivazioni non era possibile far fronte a così tante adesioni improvvise, cioè improvvise insomma, che sono venute fuori nella seconda metà dello scorso anno e abbiamo quindi di conseguenza appunto potenziato. Poi le modalità e tutti gli aspetti tecnici vi verranno adeguatamente illustrati dai colleghi per quanto mi riguarda, esisterà un'API da interrogare online sui dati raccolti? Sì, Claudio, vi verrà detto questo scusami se nel rapporto dal intervengo. Gli collega. interventi sono veramente tantissimi. Abbiamo avuto decine di domande in chat. Quindi, se sei d'accordo, io proverei ad andare avanti con gli interventi successivi. E come sapete, al termine degli Sì, va interventi bene. che abbiamo previsto, abbiamo una sessione di domande e risposte. Quindi, raccogliamo tutti. Va bene, Grazie, lascio la Claudio, per parola e questo grazie per intervento l'attenzione. introduttivo. Sì, direi che possiamo Io ho procedere in finito. questo modo. Voi continuate a fare le domande che stiamo raccogliendo e i relatori successivi già le stanno leggendo e stanno provando a vi forniranno una risposta durante i loro interventi. In ogni caso, se non avremo il tempo per rispondere a tutte le domande durante questo webinar, che come sapete dura un'ora e mezza, proveremo a rispondere in altro modo. Quindi a questo punto io invito il dottor Davide Porrovecchio, sempre di Agid, ad attivare microfono e webcam e a parlarci di adesione e gestione della piattaforma. Quindi già proveremo a rispondere ad alcune delle domande che ci avete rivolto in chat. Davide, ti lascio la parola. Buon intervento. Sì, grazie, grazie Gianluca. Certamente molte delle domande che sono state rivolte in chat, sono, diciamo, nello stesso ambito, nello stesso argomento di gestione della piattaforma che adesso andrò ad affrontare, quindi provo a rispondere ad alcune di queste, e poi diciamo per il resto ovviamente avremo il tempo per le domande e le risposte alla fine del webinar. Vorrei fare un inquadramento prima sul funzionamento generale della piattaforma, perché questo comunque è utile per anche riuscire a capire poi
quali sono i passaggi effettivamente necessari per poter utilizzare questa piattaforma e per poter aderire come pubblica amministrazione. Come tutti i sistemi di Web Analytics, possiamo distinguere essenzialmente due principali componenti. Una che è una componente diffusa, che è quella della raccolta dei dati. Adesso spiego perché intendo, perché la chiamo diffusa. E un'altra invece è più centralizzata, che è quella relativa alla elaborazione delle statistiche. E quindi in un certo senso anche alla generazione della reportistica e quindi alla restituzione dei dati. La parte di raccolta, come dicevo, è diffusa perché in realtà viene distribuita attraverso tutti i siti web aderenti, nei browser dei visitatori. Questo avviene mediante, l'inserimento di un frammento di codice che molti di voi probabilmente conoscono o hanno già gestito e scaricato dalla piattaforma, che va incluso all'interno del codice, HTML, quindi, quello che sta dietro ogni pagina web che visitiamo e che poi viene visualizzato dal browser proprio sotto forma di pagina web e che ha delle istruzioni che vengono eseguite dal browser degli utenti che visitano i siti web delle amministrazioni che appunto hanno incorporato questo codice. Le istruzioni contenute non fanno altro che chiedere al browser di comunicare la componente di raccolta visite di Web Analytics Italia alcuni dati. Questi dati includono sicuramente l'indirizzo della pagina che l'utente sta visitando, il titolo della pagina e poi anche quelle informazioni che prima ha mostrato Claudio come statistiche globali, quindi ad esempio il browser utilizzato, il sistema operativo e altre informazioni utili poi per andare a tirar fuori del valore da questi dati raccolti. Quindi questa è la procedura di tracciamento. La invece piattaforma dal lato della gestione permette, quindi chiaramente per ciascun sito web che si va a inserire, poi spiegherò fra qualche minuto questo processo di inserimento di siti web, comunque permette di gestire e recuperare proprio il codice di tracciamento che dicevo prima. E accanto a questo consente anche di invitare ulteriori utenti, quindi in aggiunta rispetto alla persona che per la prima volta fa accesso a Web Analytics Italia per conto della sua amministrazione, ecco, permette di aggiungere ulteriori utenti per dare loro la possibilità di visualizzare le statistiche relative ai siti web per i quali è stato attivato il tracciamento. Abbiamo una corrispondenza, si direbbe tecnicamente molti a molti, tra utenti e siti web, nel senso che è possibile andare a impostare in maniera abbastanza granulare dei permessi relativamente a ciò che gli utenti che andiamo ad aggiungere possono vedere a proposito dei siti web. Faccio banalmente un esempio: se voglio aggiungere un collega, ma voglio dare accesso esclusivamente tra i cinque siti tematici che la mia amministrazione sta tracciando, potrò selezionare che quell'utente avrà accesso in lettura ai dati solo di quel sito e invece non potrà consultare i dati relativi ad altri siti. Questo magari risulta poco utile per piccole pubbliche amministrazioni, ma per quelle che magari hanno tanti siti o un'organizzazione più complessa, può essere più utile proprio perché in questo modo si riesce ad assegnare a utenti diversi permessi per siti web diversi. Abbiamo poi visibilità all'interno della piattaforma dell'altra componente che vi dicevo prima, quindi non quella di raccolta, ma quella relativa alla elaborazione delle statistiche, alla reportistica. Questa componente si può organizzare, normalmente è così, nella forma di una dashboard che contiene diversi widget, diversi elementi
ciascuno specializzato su una modalità di visualizzazione relativa al tipo di statistica che si sta mostrando. Quindi, ecco, nel caso di metriche come i browser utilizzati o i sistemi operativi, li vedremo in un diagramma a torta, proprio perché si tratta di dati ordinali, cioè non quantitativi, cioè ovviamente non sono dei numeri i browser utilizzati, mentre sulle visite e su altri elementi numerici avremo invece dei grafici più classici, a distogramma o a linea spezzata. Queste dashboard sono personalizzabili, i widget possono essere spostati, possono essere aggiunti. È possibile anche inserire, come anticipava prima Claudio, alcuni di questi widget all'interno delle pagine, o magari di una pagina, insomma, per fare una sorta di sintesi del proprio sito web che viene tracciato su Web Analytics Italia. Lo riferisco proprio in questa slide che, scusate, un piccolo refuso, il titolo dovrebbe essere proprio widget e non dashboard. E si può fare questa inclusione che vi dicevo prima. Ho messo giusto lo screenshot di un sito di esempio che ha una pagina di statistiche del sito che è la città metropolitana di Genova e che l'ha realizzato andando a prelevare anche in questo caso un brano di codice HTML, un piccolo frammento che deve essere inserito, incorporato all'interno del codice della singola pagina web. Sottolineo singola perché a differenza invece del codice che doveva essere incorporato per quanto riguarda il tracciamento delle visite, ecco quello va messo in tutte le pagine web perché ovviamente ogni volta che un utente cambia pagina viene raccolto il dato della visita sulla singola pagina. Nel caso invece delle statistiche stanno tutte probabilmente all'interno della stessa pagina che ha a che fare con le statistiche del sito e il codice si può andare a prelevare nella sezione dettagli del singolo sito web all'interno del portale Web Analytics Italia. E sempre in questa pagina relativa ai widget che trovate su Web Analytics Italia è possibile anche avere una preview del widget per poterla visualizzare prima di andare a fare il copia e incolla del codice all'interno del proprio sito web. Una specifica da indicare rispetto a questa funzionalità è che questo codice funziona esclusivamente all'interno della pagina web, o meglio all'interno del sito web complessivamente, al quale si riferiscono le statistiche. Quindi, facendo un esempio, se io sto monitorando il sito web www.agid.gov.it, il codice relativo alle statistiche di questo sito funzionerà solo se io lo vado a incorporare all'interno di una pagina che sta sotto lo stesso dominio, quindi sotto www.agid.gov.it. Questo, diciamo, è così per ovvie ragioni, ma anche per evitare eventuali errori di incorporazione di questo codice. Per cui non è possibile mostrare le statistiche di un determinato sito web al di fuori delle pagine di quel sito web, o quantomeno non è possibile ovviamente farlo con questo tipo di widget forniti da UI. Un'altra caratteristica che è sempre una funzionalità relativa alla componente di statistiche, di elaborazione delle statistiche di reportistica di UI, è quella dei report. È possibile attraverso sempre la parte che visualizza i dati di Web Analytics Italia andare a impostare l'invio mediante email di un report in formato insomma testuale, anche con inclusi eventualmente i grafici di riferimento relativo alle visite che vengono elaborate per ciascun sito web. Questo strumento può essere particolarmente utile anche perché la mail rispetto alla consultazione diretta all'interno della dashboard di Web Analytics Italia può
può risultare per alcuni uno strumento più comodo, anche perché sarebbe uno strumento push, cioè ci troviamo la statistica già inviata, bella e pronta all'interno della nostra casella di posta, anziché doverla andare a recuperare facendo accesso sul sito Web Analytics Italia. In questo mi collego anche un po' all'importanza che sottolineava prima il collega Claudio Celeghin della raccolta delle visite, perché si inquadra all'interno di con una cornice complessiva di digitalizzazione dei siti web, o meglio, scusate, dei servizi web delle pubbliche amministrazioni, quindi anche inclusi i siti, che dovrebbe essere guidata da dati effettivi, e quindi quelli che provengono dalle visite degli utenti lo sono. Quindi può essere, se vogliamo, l'input, questo magari con la scusa del report via email, l'input per avviare dei processi decisionali data-driven all'interno della pubblica amministrazione. Per cui se devo, non so, investire un piccolo budget nel miglioramento di un servizio erogato attraverso il web della mia pubblica amministrazione, ecco, posso prendere questa decisione anche alla luce delle visite che quel servizio, confrontato magari con un altro servizio, registra da parte degli utenti. Ecco, quindi questo è certamente un valore aggiunto che la raccolta delle statistiche sulle visite dei siti web può portare all'interno dei processi decisionali di una pubblica amministrazione. Relativamente a questi elementi che ho già spiegato, ma adesso entrerò nel dettaglio della procedura di onboarding, comunque ecco, sulle altre cose che non andrò a dettagliare nella seconda parte di questa presentazione, è comunque disponibile ed è sempre in fase di aggiornamento rispetto alle nuove funzionalità che man mano vengono rilasciate, una guida per gli utenti che utilizzano Web Analytics Italia, che oltre ovviamente a essere indicata con l'indirizzo web qui nella slide che sto mostrando, è anche disponibile come link in basso nel footer del portale Web Analytics Italia. Andiamo adesso, come vi dicevo, al dettaglio del processo di onboarding, cioè come fa una pubblica amministrazione a inserire i propri siti web all'interno di Web Analytics Italia. Dunque, il primo requisito è che la pubblica amministrazione debba essere presente su IPA. Qui approfitto per rispondere a una delle domande che ho visto scorrere nella chat, che chiedeva se anche le società in house possono utilizzare Web Analytics Italia. Qui la domanda si riconduce essenzialmente a questa specifica che ho appena accennato, cioè se la società in house o comunque l'ente che vuole usare Web Analytics Italia è presente su indice PA, allora sì, può utilizzarlo. Se invece non è presente su indice PA, non è possibile utilizzarlo proprio perché la fonte di dati certi che utilizza, come se fosse proprio una directory di informazioni che utilizza Web Analytics Italia, è indice PA. Ecco, quindi quella è la fonte di informazioni. E un altro requisito è che il referente dell'amministrazione, dell'ente che vuole accedere a Web Analytics Italia debba essere in possesso di credenziali SPID, per accedere alla piattaforma. Il terzo requisito fondamentale, anche questo, è che la pubblica amministrazione o la persona per mezzo di un tramite, di un collega più tecnico che se ne occupa o anche di un fornitore abbia in qualche modo accesso al codice sorgente del proprio sito web. Questo requisito è dettato da quello che dicevo all'inizio della presentazione, cioè che per attivare il tracciamento è necessario che sia inserito un frammento di codice all'interno di tutte le pagine web del sito web. Dati per quindi acquisiti questi requisiti, aggiungo che il responsabile per la transizione al digitale
non essendo comunque un requisito stringente la sua nomina, la sua presenza anche su indice PA, viene comunque notificato, o se appunto registrato su indice PA, rispetto alla registrazione di un sito web. Con questa considerazione provo a rispondere anche ad alcune altre domande, cioè è stato chiesto, ma io ho provato a inserire la mia amministrazione, il sistema mi dice che è già stata registrata da qualcun altro. Ovviamente per motivi di privacy non possiamo automaticamente indicare a chi prova a registrare una pubblica amministrazione il nominativo, l'indirizzo email della persona che l'ha registrata per prima. Quindi, pur restando attivo il canale, di questo magari poi nella sessione di domande e risposte darò qualche altro dettaglio. Quindi, dicevo, pur restando attivo il canale di assistenza della casella email y@gov.it per chiedere questo tipo di informazioni, è anche possibile rivolgersi al proprio responsabile per la transizione al digitale, che dovrebbe essere al corrente rispetto al nominativo della persona che per prima ha effettuato l'operazione di registrazione della propria pubblica amministrazione. Vado ancora avanti, adesso su questi passaggi chiaramente vado un po' più veloce anche perché poi ci sarà una slide che ricapitola alla fine anche con uno schema tutta questa procedura di onboarding. Dopo l'autenticazione SPID, che è il primo passaggio che l'utente va a effettuare sulla home page, sul portale Web Analytics Italia, viene richiesta la pubblica amministrazione di appartenenza, vengono precompilati una volta scelta l'amministrazione, i dati relativi al sito web istituzionale, così come è stato registrato su indice PA, e dopo un passaggio di conferma, quell'utente, quell'utenza SPID, viene associata, alla pubblica amministrazione, però in uno stato non confermato. Non confermato proprio perché, non c'è la possibilità di riconoscere, almeno non ad oggi, di riconoscere direttamente che una determinata persona, quindi non so, il suo codice fiscale corrisponde al dipendente di una determinata pubblica amministrazione. Ecco perché si sta in uno stato non confermato. A quel punto il sito istituzionale, così come recuperato da indice PA, viene inserito all'interno di Web Analytics Italia e viene fornito a quell'utente che ha effettuato la registrazione il codice di tracciamento. Approfitto di questa slide per andare a specificare che se fosse non corretto l'indirizzo web del sito istituzionale che viene visualizzato su Web Analytics Italia, questo deve essere prima corretto su indice PA e poi bisogna tornare su Web Analytics Italia per andarlo a registrare. Una volta ricevuto il codice di tracciamento, è necessario andarlo a inserire proprio nel sito istituzionale. Non appena il codice viene inserito, immediatamente le visite cominciano a pervenire alla componente di ingestione, di raccolta visite di Web Analytics Italia. Quindi il sistema riconosce che la persona che aveva fatto la registrazione, che aveva ricevuto il codice su indice PA, l'ha effettivamente inserito sul sito web istituzionale e questo viene considerato sufficiente per andare a confermare quell'associazione tra utente e sua pubblica amministrazione di appartenenza. Questa registrazione, ovviamente, se per un certo tempo non viene confermata, cioè se effettivamente il codice non viene inserito nel sito web istituzionale, non sarà confermata proprio questa associazione e anche lo stato non confermato decadrà e quindi non ci sarà più l'associazione tra utente e PA. Questo è lo schema riassuntivo che vi dicevo. Quindi
Lo rivedo con voi brevemente: accesso con Speed, selezione della propria pubblica amministrazione, associazione tra utente e pubblica amministrazione in quello stato non confermato. Viene immediatamente rilasciato il codice di tracciamento sia video ma anche mediante email. Successivamente sul sito dell'amministrazione viene inserito il codice che è stato fornito, che inizierà a tracciare le visite e quindi restituirà questo dato alla piattaforma Web Analytics Italia, che andrà a convalidare l'utente. Dopo questo passaggio di convalida, anzi direi solo dopo questo passaggio di convalida, sarà possibile inserire ulteriori siti web e ulteriori utenti. Approfitto per rispondere velocemente a un'altra domanda che chiedeva quanti siti web si possono, inserire per ciascuna pubblica amministrazione. La risposta è che al momento non abbiamo fissato un limite, ma che questo tipo di policy è adesso in fase di aggiornamento e probabilmente più avanti nei prossimi mesi andremo a inserire dei limiti non tanto alla quantità di siti web, ma alla dimensione dei siti web intesi in termini di quantità di visite prodotte. Questo per riuscire proprio a garantire, evitando il blocco che è stato, che probabilmente tutti ricordate di qualche mese fa rispetto alle funzionalità di Web Analytics Italia, invece riuscire con il tempo a offrire un servizio di buona qualità per tutte le amministrazioni registrate. In caso invece di non inserimento del codice di tracciamento all'interno del sito web istituzionale, c'è una rimozione dell'associazione tra utente e pubblica amministrazione. Un ultimo elemento che vado a sottolineare, che avevo accennato già prima parlando del responsabile per la transizione al digitale, è quello delle notifiche, cioè che non solo in fase di onboarding viene inviata una notifica al responsabile per la transizione al digitale, ma anche in occasione delle azioni più rilevanti all'interno della piattaforma. Mi riferisco ad esempio all'aggiunta di un ulteriore sito web tematico oppure all'aggiunta di una nuova utenza. Ecco, questi sono eventi che vengono notificati al responsabile per la transizione al digitale, che quindi viene tenuto informato costantemente di quello che succede, appunto, a proposito della pubblica amministrazione nell'ambito della piattaforma Web Analytics Italia. A questo punto io mi fermo, ho provato ad andare anche un po' più velocemente, proprio perché ho visto che ci sono tantissime domande, quindi spero che ci resti un po' di tempo in più di quello che era stato Perfetto, grazie Davide, inizialmente grazie anche per previsto per alcuni la. chiarimenti che hai già dato rispetto ad alcune domande che sono arrivate. Numerosissime oggi, un webinar molto partecipato, tantissimi spunti utili e interessanti. Allora, io chiedo a questo punto a tutti i relatori di completare i loro interventi, iniziare a leggere le domande che abbiamo raccolto e magari al termine, quando abbiamo previsto la sessione di domande e risposte, rispondete a quelle che vi riguardano più direttamente. Per cui a questo punto siamo abbastanza nei tempi, chiederei al dottor Carlo Martufi di Accenture di attivare il microfono webcam per il suo intervento. Claudio ci parlerà di adozione di servizi cloud, l'esperienza di UI come caso di successo. Quindi la presentazione è già online e Claudio, aspetto di ascoltarti, di sentirti per lasciarti Sì, grazie la Gianluca. parola. Ecco, giusto un check se mi vedete e mi sentite correttamente e cominciamo con questa sessione del webinar. Perfetto, ti lascio la Ok, parola, prego. perfetto, grazie mille. Allora, buongiorno a tutti. Intanto, l'obiettivo, no, di questa sessione del webinar è quello di andare un po' a raccontare quella che è stata, l'esperienza, in questo caso direi di successo, di adozione da parte di Agid di servizi cloud, in ottica, no, di evoluzione delle proprie infrastrutture. Mi menzionava prima Claudio Celeghin che è stata fatta un'attività di potenziamento dell'infrastruttura. Ecco, questo è il contesto a cui faceva riferimento sicuramente. E andremo quindi a vedere in questa sezione quali sono stati poi i motivi, no, alla base di questa iniziativa. Ripercorreremo le varie fasi progettuali. Ok, leggo che si sente, perfetto.
appunto, come dicevo, ripercorreremo quelle che sono le fasi progettuali che hanno portato poi all'adozione di questo modello di servizio, di modello di infrastruttura, e sicuramente quelli che sono i benefici ottenuti poi da Agid, per chiudere poi con quelli che saranno chiamiamoli, i prossimi passi, no, di evoluzione tecnologica del servizio Web Analytics Italia, sia in ottica infrastrutturale ma anche di funzionalità. Perfetto. Allora, come abbiamo detto, no, prima di vedere quelle che sono state le principali esigenze tecnologiche, no, alla base di questa iniziativa di migrazione al cloud, vediamo un attimino in quale contesto, no, questa iniziativa può essere inquadrata. Agid ha sicuramente da tempo intrapreso un programma più ampio di evoluzione e di innovazione tecnologica delle proprie infrastrutture che ospitano appunto le proprie applicazioni, i propri servizi. E appunto all'interno di questo contesto evolutivo, a partire dal giugno del 2022, sono state avviate quelle che sono le attività di migrazione al cloud anche della piattaforma di Web Analytics Italia. Come è stato fatto? È stato sicuramente fatto attraverso una serie di iniziative progettuali, no, che hanno portato poi nel mese di gennaio 2023, quindi da poco più di un mese e mezzo, anche questo lo accennava prima Claudio, all'attivazione della nuova piattaforma tecnologica completamente ristrutturata e ospitata appunto in un ambiente cloud che viene erogato in questo caso nel contesto di Agid da uno ovviamente dei principali player nel mercato dei servizi appunto di cloud computing. Perché? Cos'è che ha spinto Agid ad attivare questa iniziativa? Sicuramente uno dei principali driver, no, era quello di consolidare ed evolvere quelli che sono i servizi di monitoraggio offerti dalla piattaforma di Web Analytics Italia alle varie pubbliche amministrazioni. Un'evoluzione che poi si basava, no, sull'individuazione di tre principali, chiamiamoli tre principali obiettivi, no? Che l'adozione poi, la migrazione a servizi infrastrutturali in cloud voleva indirizzare. Il primo, sicuramente l'ha già citato Claudio, era relativo all'immediata necessità, no, da parte di Agid di potenziare la propria infrastruttura. Per due motivi, no? Sia per consolidare il livello di servizio erogato alle PA che sono attualmente già registrate a Web Analytics Italia, ma soprattutto per garantire la possibilità di estendere l'adesione. Abbiamo visto prima che comunque nella roadmap si prevede un ulteriore, no, incremento delle adesioni al servizio. E questo, ecco, deve essere fatto garantendo comunque a chi è già a bordo, ma anche ai nuovi clienti, chiamiamoli così, della piattaforma, lo stesso livello di servizio. Secondo punto, che di fatto è poi correlato anche al primo, è quello di avere a disposizione una piattaforma tecnologica che sia quanto più possibile elastica e scalabile, no? E cosa sono questi termini? Cosa significa? Significa ovviamente avere un'infrastruttura che è in grado di adattarsi rapidamente e possibilmente in maniera automatica alle variazioni che insistono sulla piattaforma in termini di carico. Questo sia per minimizzare, no, il rischio di interruzione del servizio, ma anche per ottenere poi una migliore efficienza nei costi associati ai servizi infrastrutturali. Di fatto questo è uno dei classici, no, driver che porta le organizzazioni, che siano esse pubbliche o private, ad intraprendere un percorso di migrazione al cloud. Infine, ovviamente, un ulteriore requisito che è stato identificato è quello dell'agilità. Agilità in questo caso si intende velocità di riuscire ad erogare nuove funzionalità in tempi brevi rispetto al passato. E come ci aiuta il cloud in questo scenario? Ovviamente, cloud sicuramente riduce, no, quelli che sono i tempi di approvvigionamento di nuove componenti infrastrutturali. E inoltre, attraverso quei meccanismi che sono stati messi in campo di gestione automatica, di rilascio e di gestione completa del ciclo di vita del software, permette di ridurre appunto quelli che sono i tempi associati alle attività di sviluppo e di messa in esercizio delle nuove applicazioni che poi si traducono con nuove funzionalità messe a disposizione degli utenti.
Bene, vediamo adesso quali sono un po' più in dettaglio, no, quelle che sono state le fasi progettuali e come siamo arrivati a migrare la piattaforma di Web Analytics. In un ambiente cloud native. Come ha detto prima, no, l'iniziativa è stata avviata nel giugno del 2002. Abbiamo definito una prima fase, macrofase progettuale, qui identificata come fase 1, in cui sono stati realizzati tre step, no? Propedeutici, poi, propedeutici alla migrazione in cloud di Web Analytics Italia. Sicuramente il primo è stato quello di analisi, no? Dell'analisi della piattaforma esiste, della piattaforma esistente che stava in quel momento erogando il servizio. La seconda fase è stata una fase di progettazione, ovviamente, progettazione dell'architettura target ospitata appunto in ambiente cloud, progettazione che alla base ovviamente aveva i requisiti, no, identificati durante la fase di assessment, durante la fase di analisi. Terzo step, terzo e fondamentale step di questa prima fase sicuramente è stato quello di setup dell'infrastruttura, di un ambiente di test ospitato in cloud, porting dell'applicazione su questo ambiente di test e poi l'esecuzione di tutto un set di test prestazionali alla fine che avevano comunque il fine di valutare, no, gli effettivi benefici che l'adozione di un modello e di un servizio cloud native poteva darci in tal senso. Quindi, qual è stato poi, no, il primo output che abbiamo ottenuto da questa prima fase? Bene, quello che abbiamo osservato, l'ho provato a riportare qui nella slide, è stato sicuramente la capacità della nuova piattaforma della tecnologia, o quantomeno della nuova infrastruttura, di ottenere prestazioni almeno, dico almeno perché ci saremmo potuti spingere oltre, però questo diciamo era l'obiettivo primario, almeno 10 volte superiori rispetto a quella che era la vecchia piattaforma. La vecchia infrastruttura ospitata in un data center on-prem. Quindi, una volta consolidato questo risultato, si è deciso di passare a quella che era la che quella che qui è definita come fase 2, no? Quindi la fase successiva, ovvero la fase di migrazione vera e propria dell'applicazione in un ambiente di cloud computing. L'attività è stata svolta nel periodo che va da ottobre 2022 e si è conclusa nel gennaio 2023 con, appunto, come dicevo prima, la messa in esercizio della nuova piattaforma tecnologica in cloud, che quindi da circa un mese e mezzo, abbiamo detto prima, ha iniziato appunto ad erogare quelli che erano i servizi offerti da Wai, appunto. Una volta raggiunta, no, questa ulteriore milestone progettuale, ovvero il go live in cloud del servizio, ci troviamo adesso, no, perché poi non si è ancora esaurita diciamo, la progettualità, ci troviamo adesso in quella che viene definita la fase di run, no, ovvero una fase in cui stiamo osservando, cercando di osservare e di capire sempre meglio quello che è il comportamento della piattaforma tecnologica attraverso sicuramente l'utilizzo di strumenti di monitoraggio avanzato con il fine, no, l'obiettivo primario è quello di consolidare sicuramente il servizio e di prepararsi nel migliore dei modi in quella che sarà poi la fase finale di questa roadmap, ovvero una fase evolutiva in cui verranno introdotte nuove funzionalità, sia dal punto di vista applicativo, sia dal punto di vista infrastrutturale, con l'obiettivo, no, di proporre sempre poi un servizio più efficiente verso le pubbliche amministrazioni. Vediamo adesso quelli che sono stati un po' i benefici, no, che già in questo breve periodo in cui la piattaforma, il servizio sta erogando in cloud, riusciamo già comunque ad osservare, no? Benefici che spaziano da quelli che sono benefici puramente tecnologici a quelli legati a un modello operativo sicuramente più efficiente e anche benefici dal punto di vista puramente economico, nel senso che l'utilizzo, appunto, l'approccio di un modello cloud, di un modello cloud native, appunto, ci permette sicuramente di ottenere un efficientamento in termini dei costi. Adesso magari lo vediamo più in dettaglio come. Appunto, dicevo, no? Si è osservato che sicuramente
attraverso l'adozione di questo modello si può ottenere un miglioramento generale di quelli che sono i livelli di servizio. Come? Ovviamente, in primo luogo, grazie al miglioramento, no, in termini di prestazioni, che si traduce sicuramente poi in una minimizzazione di quello che è il rischio di interruzione del servizio. Lo stavo dicendo, l'efficienza nei consumi e quindi nei costi, no? Grazie proprio all'elasticità dell'infrastruttura, ovvero alla capacità che l'infrastruttura ha di adattarsi allo specifico carico. Cosa significa? Il modello ovviamente di consumo, no? Dei servizi cloud è il modello pay per use, per cui il costo poi associato all'infrastruttura sarà sempre proporzionale al reale utilizzo della piattaforma. Questa a garanzia ovviamente di una grande efficienza dal punto di vista economico. La sicurezza, no? Sicurezza tema prioritario sicuramente per Agid nell'offerta dei propri servizi, quindi grazie poi alla messa in campo di servizi avanzati che proteggono la piattaforma sicuramente anche dalle più recenti tecniche di cyberattacco. La sicurezza che viene applicata by design a ogni layer della piattaforma, sia da quello perimetrale, no? Proprio di accesso, quindi proprio parliamo della rete, la gestione dell'autorizzazione a livello di rete, ma anche della protezione del dato tramite meccanismi, non so, di crittografia o di data protection. L'elasticità l'abbiamo menzionata diverse volte durante questa presentazione, quindi ovviamente il tema principale, no? È proprio quello di disegnare e implementare una piattaforma che sia in grado di adattarsi automaticamente al reale carico che insiste su di esso. Benefici, menzionati anche questi, in termini di semplicità nella gestione, no? Della piattaforma stessa, quindi un esempio banale, no? L'aggiornamento tecnologico, aggiornamento delle componenti infrastrutturali e applicative. Semplificato dalla gestione automatica da parte del cloud provider, no? Che consente di ridurre quelle che sono le finestre di servizio o comunque di downtime dovute a questo tipo di attività. E infine, ovviamente, un modello cloud va di pari passo con l'adozione di strumenti massivi lasciatemi dire, di automazione, no? Sia per quanto riguarda il provisioning delle componenti infrastrutturali, sia anche per la gestione dei rilasci applicativi e in generale dell'intero ciclo di vita del software, tramite quelli che sono definiti come meccanismi di infrastructure as a code e DevOps. Io ovviamente non sto ancora monitorando quelle che sono le domande, poi magari alla fine dell'intervento, se ci sono necessità di approfondire queste tematiche, lo facciamo durante la sessione dedicata appunto alle domande e alle risposte. Vado velocemente alla slide successiva. Ecco, qui volevo un attimo evidenziare, no, quelli che sono, come dire, i next step, no, di evoluzione. L'abbiamo vista prima, la roadmap, qui ci focalizziamo un attimo sulla fase, diciamo, sull'ultima fase che prevediamo di avviare, ecco, nell'immediato futuro. L'adozione di servizi cloud sicuramente per Agid è stato uno step propedeutico, cioè è stato uno step non solo necessario per risolvere alcune problematiche sul servizio esistente, ma anche uno step propedeutico per la definizione di una più ampia, no, strategia di evoluzione della piattaforma Web Analytics Italia. E nel dettaglio, adesso vediamo un attimo quelli che sono, no, i prossimi passi che sono stati individuati e che cercheremo insieme ad Agid sicuramente di mettere a terra nei prossimi mesi. Sicuramente il primo obiettivo è quello di sviluppare nuove funzionalità, no? Per estendere ulteriormente quelli che sono i servizi di monitoraggio offerti dalla piattaforma. Verranno, come dicevo prima, eseguite sicuramente attività di evoluzione anche dal punto di vista infrastrutturale, no? Questo sempre in ottica di un continuous improvement, quindi cercare sempre di migliorare quello che è il livello di servizio garantito dalla piattaforma, che poi si traduce ovviamente in un miglioramento della user experience. Il tutto, diciamo, appunto, come ho detto, no, viene fatto proprio in ottica, no, di rafforzare a 360 gradi quella che è l'esperienza erogata da WAI nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
sia, lo dicevo prima, sia quelle attualmente registrate al servizio, ma allo stesso tempo garantire la possibilità di portare a bordo nuove amministrazioni, lasciatemi dire, mantenendo ovviamente quello che è lo stesso, no? Standard di qualità ad oggi erogato. Ecco, in questo contesto, sicuramente nei prossimi mesi ci saranno diverse iniziative che appunto avranno questi obiettivi un po' come stella polare per l'evoluzione, per la roadmap, diciamo, evolutiva della piattaforma tecnologica, ovviamente. Io a questo punto il mio intervento si conclude qui. Appunto, sono andato abbastanza veloce, come diceva, un po' in linea con quello che diceva Davide, proprio per lasciare poi più spazio a eventuali Grazie. Allora, a questo chiarimenti, a dubbi, punto domande anche su passo. questo tema specifico. Quindi vi Siamo ringrazio per all'ultimo. l'attenzione. Grazie per l'intervento. Sì, le domande sono veramente tantissime oggi. È opportuno lasciare un po' di spazio per la sessione finale di domande e risposte. E allora, a questo punto invito l'ultimo relatore, il dottor Sandro Zizzari della Regione Puglia, che ci racconterà una testimonianza di utilizzo di UI da parte di una pubblica amministrazione. Dottor Zizzari, la invito ad attivare il microfono e webcam, come abbiamo fatto durante la prova, può cliccare sull'icona che vede in alto e la sua presentazione è disponibile già in condivisione con i partecipanti. Ringrazio il dottor Martufi per l'intervento e l'invito a ricollegarsi dopo per rispondere a eventuali domande che riguardano la sua parte. Prego. Prego, dottor Zizzari, devi cliccare sull'icona del microfono. Non la sentiamo in questo momento, evidentemente ha cambiato qualche impostazione rispetto alla prova che abbiamo fatto prima. Se ha collegato il microfono, deve selezionare dal menu a tendina che vede vicino l'icona a forma di microfono, la voce seleziona il microfono e da lì sceglie. Prego, adesso la sentiamo, le lascio la parola. Mi Prego. sentite? Adesso mi Sì, la sentite? Va bene? sentiamo, prego, le lascio. Perfetto. Ho cambiato tipologia di microfono, va bene. Provo a fare anche la condivisione del monitor. Ditemi se si vede anche il monitor. E, dottor Zizzari, la sua presentazione è già condivisa in istanza, quindi può utilizzare quella se vuole, altrimenti gliela ricarico. Sì, la ringrazio, così vedo. Allora. Altrimenti provo a fare in condivisione monitor e mi dice se si vede. Si vede il mio Ecco, monitor? prego. No, stiamo utilizzando la presentazione caricata direttamente qui in stanza, quindi può utilizzare quella scorrendo la presentazione cliccando sulle frecce che vedi in basso. Prego. Ok, perfetto. Allora, niente, banalmente, mi scuso per questo piccolo problemino tecnico. Ringrazio Giolo. Rispetto a quello che è stato detto prima, probabilmente già la mia slide risponde a una delle domande che era nata. Quanti siti? Noi come Regione Puglia stiamo utilizzando Web Analytics Italia da marzo 2020, probabilmente tra i primi a utilizzarli. Diciamo, sul portale istituzionale e ad oggi in realtà queste sono statistiche di 2 giorni fa, sono state prese venerdì perché già oggi siamo a 90 contro gli 86 censiti qui in questa slide perché stiamo effettivamente diciamo, estendendo a tappeto su tutta la nostra esperienza diciamo, internet l'utilizzo della web analytics. Questo perché sostanzialmente lo stiamo trovando uno strumento sicuramente utile. Inutile nascondersi dietro a un dito, è ovvio che dopo le problematiche nate, diciamo, rispetto alle indicazioni in tema GDPR, sulla
sconsigliare l'utilizzo di Google Analytics, abbiamo quindi dato una forte accelerata nella riconversione dell'utilizzo delle analitiche, quindi posto che utilizzare quelle di Google, abbiamo accelerato pesantemente verso l'utilizzo appunto di UI come soluzione all'interno, diciamo, di regione. Quello che vedete sono appunto dei cattura schermo del nostro cruscotto e eccolo qui, diciamo, nel momento in cui noi andiamo a guardare anche, diciamo, tutta la parte di monitoraggio, è sicuramente utile perché riusciamo a vedere, diciamo, almeno quattro dimensioni diverse sulle analisi, sia quelle di performance, per capire quindi effettivamente come stanno rispondendo le nostre infrastrutture, la parte informativa, rispetto a come è stata realizzata e pensata, la parte di segmentazione del pubblico per avere informazioni effettivamente diciamo, sulla destinazione, sull'origine del traffico, sulla tipologia di utenti. Analizziamo effettivamente anche la parte delle visite giornaliere, ma anche una parte di analisi sul comportamento degli utenti, perché riusciamo ad avere anche un po' di post-analisi sui dati che vengono, diciamo, nascono tramite UI. A livello di vantaggi dell'utilizzo della piattaforma, oltre a quelli già evidenziati rispetto a quello che diceva prima anche Porro Vecchio, sicuramente la prima cosa importante, diciamo, che abbiamo trovato molto utile è il fatto che sia semplice e l'utilizzo e la frammentazione nel caso di gestione di molti siti verso più utenti. Quindi la gestione multiutente con la parcellizzazione delle informazioni o dei portali da monitorare è sicuramente utile, con il numero, diciamo, di presenze come regione su internet. Questo sicuramente è un grande fattore, diciamo, di accelerazione nell'utilizzo della piattaforma su tutti quanti i vari portali, ma anche il fatto che non devo creare credenziali o altro, ma è sufficiente andare ad agganciare lo speed degli utenti. E questo sicuramente c'è molto utile appunto per questo discorso di gestione degli utenti. Come informazioni, oltre alle classiche tipologie di pagine visitate, tempo medio, pagine di entrate o di uscita, la cosa importante è che con questi strumenti stiamo riuscendo a raffinare anche quelle che sono le pagine maggiormente ricercate, quindi di fatto quelle più accedute, e per riuscire quindi ad avere un'esperienza utente la più ricca possibile, perché stiamo cercando, diciamo, di analizzare effettivamente i dati che Web Analytics Italia ci mette a disposizione per rendere sempre migliori gli approcci comunicativi che Regione va ad effettuare. E rispetto a quello che dicevano prima, diciamo, alcuni in chat leggevo, ma è possibile separare gli accessi interni dagli accessi esterni, questo sicuramente è un po', cioè non è possibile, però, diciamo, ci sono sicuramente alcune pagine che è chiaro, diciamo, è più frequente che siano utilizzate dall'interno che dall'esterno. Nel nostro caso, diciamo, in questo elenco sappiamo benissimo che l'ultima pagina, quella sull'organigramma o sul dettaglio dello staff, che è tra le prime pagine ricercate o utilizzate, è sicuramente utilizzata all'interno perché è la nostra rubrica, e quindi, diciamo, siamo abbastanza certi, diciamo, che di questo tipo di informazioni vengano accedute non solo dall'esterno ma anche dall'interno. Tutta questa mole di informazioni in questo momento è analizzata manualmente, quindi con delle rielaborazioni, ma proprio in ottica del fatto che è possibile estrarre questi report in formato aperto, lo stiamo utilizzando all'interno. Cioè, l'idea progettuale che abbiamo in campo è quella di utilizzarlo come input per il nostro DSS che stiamo mettendo in campo come regione. Quindi questo sarà poi uno dei tanti indicatori che andremo a mettere, diciamo, in campo per ottenere, diciamo, le informazioni che ci serve per appunto migliorare
non solo l'esperienza utente, ma principalmente i servizi offerti dall'ente regione verso i cittadini, che sono poi la cosa più importante che abbiamo come asset a livello di regione. Io ho provato a correre quello che volevo raccontare perché ho visto che ci sono una quantità enorme di domande in chat e quindi vorrei lasciare maggiore spazio su quello. Quindi, diciamo, cioè questa per me è l'ultima slide, volevo fare un po' di racconti, però vedendo che sono molte domande, lascio qualche minuto in più alla discussione. Allora, grazie dottor Zizzeri. Ci sono le ultime due domande che sono rivolte proprio direttamente a lei, quindi se vuole può riprovare a rispondere a quelle e poi lasciamo, invito di Sì. nuovo i colleghi di Agi ad intervenire per le numerosissime domande che Sì, abbiamo finora. allora, Prego. esatto, sul fatto di differenze sì, sicuramente ci sono differenze perché sono diversi anche gli indici utilizzati. C'è da dire di contro che la facilità di import del widget all'interno delle pagine è identico, quindi sicuramente all'inizio abbiamo provato a fare un po' un raffronto uno a uno, però lasciava un po' il tempo che trovava perché poi non ci si trova mai con gli stessi numeri, gli stessi indicatori, e quindi adottata, diciamo, gli indicatori di UI, stiamo continuando a utilizzare quello. Nel caso abbiamo consigliato l'NCD Web, allora sì, noi in realtà il codice viene rilasciato per singola pagina, quindi io vado a indicare la pagina e poi nell'aggregazione delle informazioni da capire, diciamo, il passaggio negli ecosistemi, se ho compreso la domanda diciamo, riportata da Simone Ferri. Il tema è che nel widget che io vado a caricare ho un identificativo diverso, altrimenti non conoscerei le differenze sulle singole pagine e quindi posso andare ad analizzare pagina per pagina. È un lavoro manuale in questo momento. Grazie per questi chiarimenti. Il nostro responsabile IPA non ha lo speed, non posso che dire mi dispiace. Nel senso che lo speed è obbligatorio, non averlo. Ok, allora a questo punto abbiamo ancora un po' di minuti a disposizione, quindi io invito, intanto ringrazio il dottor Zizzari per l'intervento che ci ha aiutato a vedere un caso d'uso diretto di questa applicazione che stiamo presentando e invito i dottori Celeghini e Porrovecchio di Agid e anche il dottor Martufi di Accenture per provare a rispondere ad alcune delle numerosissime domande che sono arrivate durante questo webinar. Quindi le domande erano disponibili. Lascio direttamente a voi la gestione delle domande perché erano veramente tante, quindi non abbiamo il tempo per rispondere a tutte. Quindi se avete scel se scelto alcune delle dei quesiti arrivati finora, vi lascio il tempo per rispondere e anticipo che ci possiamo prendere anche qualche minuto in più rispetto al previsto, se necessario, e che poi proveremo anche a dare seguito in altra modalità, ad esempio per iscritto o tramite un aggiornamento delle FAQ del sito per provare a rispondere ai quesiti più interessanti che sono arrivati. Prego, vi lascio la parola per questi ultimi minuti dedicati soprattutto alle domande e ai chiarimenti. Va bene, grazie. Inizio con qualcuna delle domande. Ovviamente mi scuso in anticipo se andrò veloce con le risposte e se non riusciamo a rispondere. A tutte perché sono tantissime. C'è una domanda relativa alle API e la risposta è positiva, cioè sì, esisteranno delle API per interrogare i dati raccolti e ovviamente queste API saranno protette da credenziali per cui ogni amministrazione potrà estrarre il dettaglio degli stessi dati che poi in realtà sono disponibili in formato grafico all'interno della dashboard anche in un formato machine readable. Dopodiché c'è allora un'altra
un'altra domanda relativa al periodo della fine del 2022, durante il quale il servizio di tracciamento di Web Analytics Italia è stato sospeso, e la risposta è che le visite sono state comunque conservate, sono state nel corso dei mesi di gennaio e febbraio poi reinserite all'interno del portale Wai, quindi sono adesso di nuovo tutte disponibili all'interno delle dashboard, quindi non è stato perso nessun dato. Dopodiché, rispetto alla registrazione, vorrei specificare che la persona che deve registrare la pubblica amministrazione non deve essere necessariamente né l'RTD né il referente IPA, può essere chiunque all'interno della pubblica amministrazione. Il ruolo speciale dell'RTD è semplicemente quello di ricevere le notifiche, se non è lui stesso, ovviamente la persona che ha fatto accesso, lui o lei, di ricevere le notifiche rispetto a quello che succede, all'interno del portale, come ho spiegato prima. Rispetto alla possibilità, cerco di raccogliere, ecco, due o tre domande insieme, di tracciare con Web Analytics Italia anche applicazioni mobile, siti realizzati con servizi come Google Site, eccetera. La risposta è sempre la stessa, cioè se il sistema che utilizzate dà la possibilità di integrare o il codice di tracciamento così come viene fornito, o nei casi più complessi, comunque mi rivolgo chiaramente più adesso ai tecnici, un client HTTP che possa inviare, secondo il formato previsto, il tracciamento delle visite verso la componente in gestione di Web Analytics Italia, allora sì, è possibile farlo. Ok. Rispetto alle domande relative al tema della privacy, dunque, il sistema non raccoglie dati personali e tantomeno non raccoglie ovviamente dati sensibili. L'unico dato che viene raccolto ma poi viene immediatamente anonimizzato e che non può essere non raccolto perché fa parte del protocollo internet è l'indirizzo IP. Per cui ci saranno sicuramente, sono in corso anche dei confronti con il garante privacy per andare a verificare e in un certo senso, come dire, appurare, ecco, che anche dal punto di vista del garante della privacy, non ci siano ulteriori necessità o adempimenti, ecco, però dal punto di vista tecnico le cose stanno esattamente come dicevo un secondo fa, cioè solo l'indirizzo IP che viene poi anonimizzato. Ok, tutte le domande relative a Google Analytics, il fatto di poterlo tenere contemporaneamente a Web Analytics Italia, non c'è nessun tipo di ostacolo tecnico a farlo, è una scelta delle amministrazioni anche rispetto diciamo, alle proprie esigenze, che cosa andare a utilizzare, e anche un chiarimento rispetto a molte domande che ho visto in chat è che l'adozione di Web Analytics non è in alcun modo obbligatoria. L'adozione di Web Analytics è raccomandata dalle linee guida, è caldeggiata, è assolutamente una cosa che da parte di Agide viene favorita, ma non c'è un obbligo normativo da questo punto di vista, e quindi di conseguenza anche nessuna sanzione rispetto al non utilizzo di Web Analytics Italia. Va bene, dunque. Rispetto a tutte le richieste su ulteriori funzionalità di Web Analytics Italia, come accennava prima anche Carlo Martufi, ci sono adesso, dopo questa fase di consolidamento della infrastruttura che eroga il servizio Web Analytics Italia, sono previsti tutta una serie di passaggi con il rilascio di nuove funzionalità, tra cui quella che accennava all'inizio, cioè quella della disponibilità di API, che saranno pian piano rilasciate. Dopodiché, come forse aveva accennato inizialmente anche Claudio Celeghin, insomma, poi l'abbiamo un po', l'ho detto anche io tra le righe, è stato fatto questo lavoro di potenziamento. Adesso anche la parte di servizio di assistenza sarà potenziato, quindi per tutti
quei partecipanti che oggi hanno fatto delle richieste particolari relative alla propria pubblica amministrazione e che magari non hanno ancora ricevuto una risposta rispetto alla richiesta che hanno inoltrato tramite la casella mail, ecco, saranno ovviamente evase tutte queste richieste, perché stiamo appunto per andare a potenziare pure il servizio di assistenza. Va bene, mi fermo qui perché ce n'è ancora tantissime, quindi sicuramente non riuscirei a rispondere a tutte. Magari do spazio anche a Claudio e Sì, Carlo se vogliono grazie rispondere a Davide. qualcosa, poi se Intanto resta ulteriore tempo magari ringrazio ne quelli leggo che, qualche sia i altro. partecipanti che tutte le persone che hanno fatto queste domande perché per noi sono molto utili al fine, proprio anche insomma, per migliorare le nostre presentazioni future anche della piattaforma e anche per rispondere a queste domande nelle domande frequenti che noi abbiamo, nelle pagine di domande frequenti che abbiamo già predisposto. Scorro molto velocemente alcune domande che erano relative a come effettuare test di usabilità. Non è questa la sede abbiamo già fatto altri webinar su come progettare, effettuare, erogare i test di usabilità, però sicuramente, come dicevo all'inizio, non si possono fare dei test di usabilità efficienti se o efficace, insomma, se non si parte da un'analisi statistica delle pagine di come viene fruito quel contenuto, il sito. Poi, se è in cantiere l'estendere Y per effettuare anche test di accessibilità. Ovviamente, Y fa un mestiere, Web Analytics Italia fa un monitoraggio statistico, i test di accessibilità fanno un altro lavoro. Quindi l'estensione non si tratta di un'estensione, si tratta tutto al più di far confluire, e su questo ci stiamo lavorando. Di far confluire i test di accessibilità sul monitoraggio statistico dei siti web. Vi anticipo soltanto che nelle prossime settimane Agid pubblicherà ci sarà un'importante pubblicazione sul fronte accessibilità. Non vi anticipo altro perché insomma, è una cosa che verrà pubblicata appunto nelle prossime settimane, però sicuramente accessibilità e monitoraggio statistico sono due elementi di cui siamo perfettamente consapevoli dell'importanza, diciamo, di questi due elementi per decifrare, per capire quant'è effettivamente utile e un sito web o un servizio digitale. Quindi su questo, insomma, ci stiamo lavorando. Per il resto, appunto, abbiamo ricevuto parecchie, sì, siamo consapevoli, abbiamo dato priorità al potenziamento dell'infrastruttura. Ora, siamo consapevoli che un'infrastruttura potenziata ci porterà molti ulteriori, utenti a cui deve essere fornita una efficiente assistenza per l'onboarding. Su questo ci stiamo lavorando. Non rubo altro tempo, non so se Carlo Martufi voleva aggiungere altro, se no sono le 13:33, io mi fermo qui. Sì, grazie Claudio. No, solo una domanda che credo sia stata rifatta più volte e qui magari possiamo provare a dare una risposta velocissima, è quella in merito a qual è il cloud service provider su cui attualmente gira, diciamo, la piattaforma Web Analytics Italia. Parliamo di Amazon Web Services. Tutto costruito sulla region di Milano, quindi dato e infrastruttura sono ospitati all'interno del territorio nazionale. E però voglio sottolineare che la scelta del service provider non è stata fatta
a priori da Agid, ma viene fuori dai meccanismi dei canali di acquisto ufficiali di Consip, ovvero l'accordo quadro IaaS-PaaS, in cui attraverso un ordine diretto Agid ha acquisito questi servizi cloud e automaticamente tramite il configuratore dell'accordo quadro l'ordine è stato assegnato in questo scenario ad AWS. Quindi ecco, volevo chiarire questo punto, visto che ce ne sono state diverse di domande sul tema. Basta, mi fermo qui, spero di essere stato sufficientemente veloce. È chiaro. Bene, grazie. Allora, sforato di qualche minuto, ma era opportuno visto le numerosissime domande arrivate. Io rispondo giusto a qualche richiesta di carattere più relativo all'evento, le presentazioni dei nostri relatori, la registrazione integrale dell'evento saranno disponibili già a partire dal primo pomeriggio su Eventi.pa, alla pagina da cui vi siete registrati, e liberamente disponibili, quindi anche chi non si fosse registrato all'evento può comunque rivedere integralmente la registrazione e scaricare le presentazioni. Abbiamo raccolto tutte le domande, quindi poi le forniremo ad Agi, dagli organizzatori di questo incontro, per rivederle con calma e, come diceva il dottor Cioleghini, anche per eventualmente aggiornare e alimentare le FAQ previste sul sito. Io non mi rimane altro che ringraziare tutti i partecipanti per la partecipazione molto attiva. Era da un po' che non mi capitava di partecipare, di gestire un webinar che avesse così tante domande, tutte anche molto puntuali e richieste di chiarimento sullo strumento che andavamo a presentare. Ringrazio i relatori per la disponibilità, per la Arrivederci. chiarezza.